nuovo leader di Sassuolo a Lecce e uno piccolo bonus. Che abbiamo dato un piccolo bonus anche perché non, sì, per quello, ma anche perché non c'erano altri candidati. Abbiamo, scusa, una battuta. Emanuela Isopo. Isopo, Fiumicino, sono in giro di Fiumicino. Cioè. Mi sono fatta il foglietto perché non sono abituata a parlare in pubblico, quindi per non dimenticare qualcosa di importante. Allora, ovviamente io, vabbè, da poco che ormai mi sono la delegata di Fiumicino, quindi diciamo che è circa un anno e mezzo che sono impegnata quotidianamente, al di là del mio lavoro e la mia famiglia, insomma, però è un lavoro che porto avanti veramente quotidianamente. Ricevo ormai inquilini anche in casa alle 3, alle 5, alle 8 di sera per portarmi i documenti, c'è un caos totale. E l'avviamento quindi è qualcosa di, per me, molto complicato in questo momento, anche perché sto cercando una sede, sono appoggiata presso un CAF dove pago la scrivania, l'affitto, e quindi insomma mantenere i rapporti non è una cosa semplice, insomma. E in questo lavoro, diciamo, in questo tempo la cosa positiva, perché nel tempo anche io ho imparato a stringere un po' i pugni e cercare di capire quello che effettivamente avevo fatto fino ad oggi, se effettivamente ero utile all'Unione Inquilini e se stavo portando avanti un lavoro, insomma, degno. E nel tempo abbiamo stabilito dei rapporti con Ater Provincia, perché ovviamente Fiumicino non fa parte di Ater Roma, ma è un ente distaccato, è Ater Provincia. Ho stabilito con loro dei rapporti, quindi ormai collaboro, quindi mi sento con vari uffici, dai tecnici all'amministrativo, insomma faccio delle riunioni con loro per cercare di risolvere i problemi, soprattutto perché noi siamo in una nuova fase, nel senso che su 700 alloggi popolari a Fiumicino, 240 che fanno parte di un comprensorio distaccato, da novembre hanno un amministratore di condominio. E quindi fare questo passaggio è una cosa veramente traumatica, sia per gli inquilini che per i proprietari. Quindi sono dovuta ripartire da zero e spiegare anche ai proprietari che cosa voleva dire essere proprietario, quindi che tipi di rapporti dovevano mantenere con l'amministratore di condominio, e quindi mi ritrovo che faccio da intermediario con tutti, quindi sono diventata una sorta di polo tra Ater Provincia, l'amministratore di condominio, gli inquilini e i proprietari. E in questo ovviamente cerco di remare al mulino nostro, insomma, se no è inutile tutto questo lavoro. E tanto è vero che ormai partecipo alle loro assemblee condominiali e porto avanti dei punti, delle proposte che Ater poi prende in considerazione, avendo la maggioranza, cerchiamo anche di migliorare effettivamente la vita in questo comprensorio veramente ormai in abbandono totale. E infatti sentire poi tutte quante i vostri interventi, anche quelli fatti a Livorno che ho tenuto veramente cari, era proprio il problema di queste spese condominiali che a me mi hanno spaventato enormemente. Quindi oggi tutti voi notate che è un problema reale, quindi pagare poi in fascia minima un affitto per poi andare a pagare 150-160 euro di spese condominiali diventa un problema. Quindi l'unica proposta sulla quale stiamo lavorando in questo momento è, visto che in questo comprensorio abbiamo 240 alloggi, vuol dire che ci sono almeno 500 persone, e di queste persone io sto raggruppando insieme chi si occupa di piccoli lavori edili, chi si occupa di piccoli lavori idraulici, chi si occupa di ognuno nella sua professionalità di costituire una cooperativa, in modo che almeno quando c'è da fare un lavoro in manutenzione o quello che riusciamo a fare, riusciamo a farcelo da soli, cercando di andando a eliminare un po' di costi, quindi non facendo entrare le aziende esterne tramite, insomma, partecipando alle gare o partecipando, insomma, alle richieste del condominio. Questa è una proposta sulla quale sto cercando di lavorare da sola, fino adesso non ho avuto confronti, quindi voi mi potrete aiutare, ve lo sto dicendo apposta, quindi per darmi consigli e capire se forse è la strada giusta, non lo so, insomma, è un punto interrogativo. Comunque avrò modo di confrontarmi su questo. Abbiamo fatto anche altre richieste, quindi ho cominciato finalmente ad avere dei rapporti un po' più civili, diciamo, anche con la parte amministrativa. Adesso noi siamo in fase di votazione, quindi abbiamo richiesto al sindaco, anzi settimana scorsa con Massimo abbiamo incontrato il sindaco e abbiamo chiesto appunto di cominciare a prendersi un impegno importante sulle politiche abitative
E il primo passo penso che sia anche quello di costituire finalmente almeno un ufficio casa, visto che siamo un comune che abbiamo da poco superato gli 80.000 abitanti, adesso siamo a 82.000 abitanti e cresciamo con una media di 1.000 abitanti l'anno, e quindi penso che sia arrivato il momento che si cominci a fare una distinzione che non venga più valutato come un problema sociale, ma che riesca a comunicare sia con la parte edilizia e sia con la parte sociale, ma che sia anche un minimo indipendente, insomma, nel suo lavoro e nelle sue proposte e iniziative. E ovviamente abbiamo riscontrato anche che abbiamo tantissimi inquilini che mi chiedono di rientrare delle loro morosità, quindi sto facendo tantissime richieste all'ATER per rientrare delle morosità, ma non ci sono gli uffici che lavorano. Quindi ogni volta che mando una richiesta passano mesi e mesi prima che mi rispondano, e quindi ogni volta poi devo andare lì dal direttore e far riprendere il direttore i suoi lavoratori, e allora finalmente il giorno dopo mi arrivano i documenti. E quindi diciamo che anche in questo stiamo cercando di far rientrare qualche soldino, insomma. Per quanto riguarda il canone concordato, abbiamo firmato questo accordo territoriale nel 2016 e adesso con la circolare dell'Agenzia delle Entrate, che rendeva obbligatoria appunto questa asseverazione delle associazioni o dei proprietari o degli inquilini, insomma, tutte le agenzie immobiliari si sono un po' messe in contatto, sono tutti infatti un po' in un panico. Adesso ci hanno comunicato, da ieri mi stanno comunicando tutte le agenzie immobiliari con le quali stavo instaurando dei rapporti di fiducia e di lavoro, anche proprietari, inquilini che mi contattavano, da ieri mi stanno chiamando che la nostra Fiumicino Ritributi sta rigettando tutte quante le nostre asseverazioni, quindi si è creato un problema immenso che spero poi di poter discutere appunto nella commissione per l'edilizia privata, quindi di approfondire un attimo questo argomento perché c'è parecchio caos in merito. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Era un'altra sezione che sta crescendo molto bene, radicata nel problema. Nell'attesa di un intervento, qualcuno vuole leggere un messaggio del Presidente del Consiglio? Nel riconoscere pieno, questo qui è un messaggio mandato dal Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Sandro Foto. Nel riconoscere pienamente la trasparenza, coerenza ed impegno delle unioni inquilini, dei rappresentanti del territorio nazionale e in particolar modo la città di Napoli, mi permetto di formulare i migliori auguri per lo svolgimento del vostro congresso, ricadente nel 50° anno della vostra Costituzione. La progressiva assimilazione della casa a puro bene di mercato nel corso di questi anni in Italia, la scomparsa del bisogno abitativo dalla priorità dell'agenda politica nazionale, richiede una maggiore mobilitazione delle istituzioni sensibili e più in generale delle forze del cambiamento democratico. Certamente l'Unione Inquilini si confermerà organizzazione di prioritaria per tale processo. Firmato dal Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Sandro Fucito, sì, no, scusate, la mancanza di occhiali. Senza dubbio un bel riconoscimento, questo dipende anche dal rapporto che si è sviluppato con la sezione di Napoli e dell'Unione. Abbiamo nessun altro? Spritz non ne abbiamo, sappiate questo. E sappiate che anche domani, magari pensate di intervenire domani, non è che tagliamo i tempi, domani i tempi non saranno 10 minuti ma saranno 7 o 5, perché abbiamo molto 8 minuti, dipenderà. No? I più prolissi, chi ha più cosa da dire? Allora adesso guardate, manca ancora mezz'ora. No, se volete possiamo anche sospendere. Non è che io insisto a tutti i posti. No, non l'ho spiegato in realtà. Come si è detto di farlo domani, io non lo so, guardate. Sì, anche perché deve ancora arrivare il mio avvocato.
non è ancora arrivato il mio avvocato, io parlo solo in presenza del mio avvocato. Auguri, wow. Sì, Walter? Sì, la commissione. No, giusto, bella osservazione. Allora io direi, c'è una commissione statuto, Paolo Cangemi, Luca Scarselli e Giacomo Ciriccione. Se magari vi trovate un attimo, approfittate. Il mio suggerimento è che le proposte di modifica dello statuto siano fatte quanto prima, siano sintetiche, non siano di carattere generale ma vadano direttamente al punto, così si può lavorare meglio. Quindi ci sono delle cose che possono già cominciare a farlo, qualche sezione forse c'è, qualche proposta anche forse da parte di qualche compagno della segreteria nazionale, però sono cose molto molto precise, devono essere cose molto precise. Diamo tempo fino a domani mattina, fino a domani mattina. Esatto. Allora per domani, allora facciamo così. Alla ripresa dopo pranzo di domani devono essere consegnate, è il termine ultimo per presentare le modifiche, d'accordo? Dobbiamo votarla questa? Mi pare buon senso. Per quanto riguarda la commissione elettorale, che è quella che piange ancora. Allora, la commissione elettorale, abbiamo Antonio Curro e Walter De Cesare, se mi pare un po' poco, sinceramente mi pare un po' poco. Guardate, io anche a nome di Milano proporrei Gianni Belli come in commissione elettorale. Continuo a vedere che mancano compagni. Prima la Emanuela si è autocandidata e sono sicuro che farà, siamo sicuri che farà un ottimo lavoro. C'è qualche nella commissione elettorale, sono le compagne, hanno sempre una capacità. Allora la commissione elettorale, sì, noi ormai abbiamo per scontato tante cose, la commissione elettorale, come dice il nome stesso, è quella che verifica le proposte che provengono dai compagni, dai delegati, dai congressi oppure da quelle cose che si maturano relativamente all'elezione della prossima segreteria nazionale, quindi i membri della segreteria e la presidenza, le commissioni di garanzia, esattamente, quindi a termini statutari. È una cosa molto importante perché deve cercare sono gli organismi dirigenti. Abbiamo, come sapete, il massimo organismo dirigente è il coordinamento nazionale, il congresso sovrano, poi chi gestisce il coordinamento nazionale, poi c'è una segreteria nazionale che è composta da varie compagne e compagni, c'è un presidente nazionale. Quindi questo sì, un segretario nazionale, chiaro. La commissione elettorale dovrà raccogliere, valutare, verificare con i compagni interessati, sentire un po'. Poi il dibattito ovviamente è pubblico, però si cerca di arrivare anche con delle proposte che siano condivise, in modo da arrivare a delle decisioni che siano poi sentite da tutti quanti, il segretario o la segretaria, il presidente o la presidente della segreteria, siano effettivamente quelli che portano avanti, perché hanno il sostegno della, possibilmente dell'intero congresso nazionale. È importante questo. Quindi un ruolo importante, io sottolineo ancora l'importanza delle compagne che si sono rivelate spesso come non l'ago della bilancia, ma quelle che hanno avuto il buon senso per proporre delle soluzioni immediate, perché siamo uomini e ci sono sempre dei personalismi, ci sono sempre delle, come dire, impetuosità, ma soprattutto una grande generosità. Quindi bisogna cercare di mettersi in gioco, ma anche di mettere in gioco la storia, la disponibilità, le prospettive. C'è qualche altro compagno o compagna disponibile? Commissione elettorale, Fabio Cochis. Sì. C'è un tesoruccio, ci voglio sempre bene.
abbiamo solamente un altro candidato in questo momento, è Antonio Curro, Walter De Cesaris e Fabio Cotis di Bergamo. Sentite, non ho capito? Sì, allora, c'è la commissione verifica poteri, già stata approvata, Guido Lanciano, Luca Scarselli, Emanuela Isoppo. Commissione statuto, Paolo Cangemi, Luca Scarselli, Giacomo Ciriccioli. Per lo statuto abbiamo detto, termine ultimo è domani alla ripresa dei lavori, quindi alle ore 15. Se volete possiamo fare un'altra cosa adesso, possiamo già cominciare a dividerci, ci sono due proposte di due commissioni, la commissione privata e la commissione pubblica. C'è qualche compagno o compagna che si incarica di coordinare queste due commissioni? Coordinare significa raccogliere gli appunti e poi presentarli, che faccia un po' da punto di riferimento. Stiamo parlando di due commissioni di lavoro, commissione privata e commissione pubblica, che poi dopo la cena comincia già a diluirsi. Ok. Allora, Vincenzo, io e Paolo ci vediamo tra una privata, se non venga con Daria per privata, Daria. Daria per il privato, vero? No, stavo parlando di un riferimento. Daria e Paolo, ok. Vincenzo per l'ERP. Ecco, poi invece non c'è una commissione, ma c'è una proposta di riunire il Dipartimento Internazionalista. Mi faccio candidato per essere il punto di riferimento, quindi chi vuole, chi è interessato, deve fare una commissione un po' trasversale. Quindi compagni e compagne interessate, certo, immagino ci sarà Luca, ci sarà Walter, eccetera. Antonio. Sentite, se non ci sono altri interventi, io vi propongo, sciogliamo la riunione, andiamo a riposarsi, a fucillarci, e che ora è la cena alle 19.30? Alle 20? Allora, possiamo sospendere la seduta, alle 20 puntuali ci troviamo a cena, le commissioni incominciano i loro lavori alle ore 21.30, d'accordo? Domani mattina alle 9. D'accordo? Buon riposo e ci vediamo fra poco. Ciao ciao.